farò una cosa buonissima, fresca, gustosa e che costa veramente poco, con il pesce. Quindi farò una minestra di pesce. Ho merluzzi naselli, anche chiamati in italiano naselli giustamente, e il fragolino o pagello, da noi a Roma si chiama fragolino. Allora, quindi pesci molto piccoli, quindi poco costosi. Siamo sull'ordine del prezzo dagli 8 al massimo 10 euro nel merluzzo. Oltre al pesce useremo pomodoro. Ancora abbiamo il pomodoro abbastanza buono, no? Ancora quelli là che sono rimasti attaccati alle piante, ancora non ho visto la serra. Quindi pomodoro, aglio, peperoncino, prezzemolo e poi ho questo. Qualcuno, che cos'è? Che sarà mai? Un pezzetto di zenzero. Vi dico dopo. Abbiamo la pasta, spaghetto spezzato, proprio la minestra vera, spaghetto spezzato. O se no mettete quello che volete, anche la fregola sarda potrebbe essere perfetta. Allora, questo c'è tanto scarto su questo pesce, quindi bisogna utilizzarlo al meglio tutto. Quindi, utilizzare al meglio tutto, che facciamo? Sicuramente utilizziamo le lische e la testa. Io lo sfiletto, vedete? Coltello e sfilettare. Okay. Poi faremo una lezioncina di tutti i coltelli che servono necessari da avere a casa, ok? Adesso così, faccio così, così ci sbrighiamo. Fate attenzione alle squame, vedete? Il pescivendolo mio è stato un po' birichino, mi ha lasciato le squame, però a noi non ci interessa niente per questa ricetta, perché filtriamo tutto, quindi le squame non arriveranno all'interno del piatto, però pescivendoli. Lo fa adesso il servizio, e fatelo fatto bene, e qua non ci dovrei rimanere, se no dite guarda, non voglio fare. E queste sono solo lische di fragolini, guardate, eccoli qua, guardate, ancora l'occhio è bellissimo, stupendo, freschissimi sono. Sicuramente qualcuno dirà, ma a me che me lo sfiletta il pesce? A, il pesce vendolo, B, sono talmente piccoli questi, potete farli anche tutti quanti interi. Invece di togliere i filetti, potete cuocere tutti quanti interi. Io perché i filetti li posso utilizzare e fare un altro piatto. Adesso, i merluzzi in questo caso, dato che sono piccolissimi, faccio così a pezzi e li metto qui dentro. Così c'è anche un po' di polpa, sarà bella densa come minestra. Quindi, aglio, olio, quello buono, addirittura oggi abbiamo il biologico, insomma arriva. Poi, che cosa metto? I nostri gambi di prezzemolo, qua, tac. Ma insomma avete capito? Con questi pescetti così, con quei rischi di questi ci facciamo la minestra di pesce. Con la polpa qua ci possiamo fare qualche altra cosa, crudi, possiamo farci uno spaghetto, qualsiasi altra cosa. Quindi con 6 euro al chilo possiamo mangiare un sacco di gente e possiamo fare più piatti. Metto qui le rischi, mi raccomando, niente branchie, vedete non ci sono qua. Perché voglio dare un saporaccio, eh? Metto qui nella pentola anche i merluzzi, questi qua ci abbiamo lasciato anche la ricetta attaccata. Fatelo bene, bene rosolare, si deve un po' attaccare sul fondo, eh? Quindi lasciatelo proprio così, vedete che bello che si appiccichi un pochetto, questo deve accadere, eh? Questo, schiacciate le teste. Allora, il profumo di quelle cose, che le cose cucinate deve essere sempre invitante. Vi devi venire subito, volete mangiarle le cose, anche se sono lische, il profumo ci sta, è buono. Allora, adesso pomodori, zacchete, e metto dentro. Guarda qua, che spettacolo. Peperoncino, guarda che ho trovato. Mi ha detto, non è piccante se non metti i semi. Però certo i semi, perché non è un po' piccantino. Giro, faccio bene attaccare. Schiaccio bene il pomodoro, mi sembra una schifezza, una zozzeria, guarda questo che sta a cucinare, e rische, sta facendo rische. Io mi invito a casa mia dopo, assaggiarla. Adesso guardate, la faccio proprio poltiglia proprio, robaccia proprio così, che si sta attaccando in questa maniera. Allora, metto un goccio di vino, ci sta benissimo qua, veramente un prosecco. Faccio evaporare l'alcol, bene bene, a questo punto acqua. E lasciamo cuocere quanto? Un po' di tempo, 15 minuti, 20 minuti pure, ma non di più, 20 minuti, così, guardate. Allora, mi raccomando, durante la cottura, vedete che si forma questa schiumetta, come quando si fa il brodo, levatela con un po' di acqua fredda, mettete una ciotola, un po' di acqua fredda, un mestolo, e così levate tutte le impurità che vengono a galla, così, in questa maniera.
Allora, sono passati 20 minuti dal bollore. Che cosa faccio? Metto, lo ricordate questo? Che meraviglia, il pasta verdure? Metto qui dentro e cominciamo così a passare un po' di polpa passerà e il brodo. Così non sarà soltanto acqua, brodo, ma ci sarà anche un po' di polpa. Mi dura tanto rimane questa cosa. Ogni tanto levate tutto quello che si è fermato sulla rete. Vedete i buchini? Questi buchini qua? Esce la polpa, ma non esce la spina. La rimetto sul fuoco, la faccio andare in ebollizione. Aggiungo un po' di sale. Spezzi spaghetti e lì cuociamo direttamente dentro la minestra. Ecco così. Mescolatina, guardate come si è addensata con l'amido anche della pasta. Poi gli do una bella grattata di zenzero che ti dà quella sensazione sgrassa anche. Poco poco poco, prezzemolo, peperoncino che a me piace. Guardate, se la vedi più rossa vi mette più pomodoro. Poi dipende qua dei gusti, brodosa, meno brodosa, più pasta. Guardini il peperoncino, il prezzemolo, finisco a mettere bene bene bene. Poi io ce lo metto, fate quello che voi, ma un po' di pecorino qua ci sta benissimo. Questa è proprio casa, casa col pesce giusto, fresco. Assaggiamo adesso, questa qua è la roba del 9, mescolata, guardate così. Buonissima, fatela, il pecorino ci sta alla paura, lo zenzero idem perché come dice qualcuno sgrassa, pulisce bene. Buonissima, rifatela, costa poco, è buona.